SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Le aziende emiliano-romagnole sono in difficoltà nelle ultime due settimane per un eccesso di rifiuti speciali da smaltire e per trovare una rapida soluzione all'emergenza la Regione ha sottoscritto un'intesa con i soggetti coinvolti. Aumenta nel periodo di shopping natalizio il ricorso agli acquisti online dei regali a prezzi competitivi, ma sono in aumento anche le truffe via web e arrivano dalla Polizia Postale i consigli per evitare le frodi. Un bando per concedere i negozi sfitti alle associazioni del territorio, telecamere di videosorveglianza e iniziative per spingere i vicini di casa a conoscersi e socializzare. Queste le finalità di un progetto che vede coinvolto Comune di Forlì, Regione e associazioni. Approvati in Regione i fondi per la riqualificazione delle tre piazze di Cesena. L'attesa è ora per il cosiddetto bando periferia da Roma per avviare i lavori che avranno un costo complessivo di 3 milioni e 300 mila euro. Il 50% delle risorse necessarie, ovvero 870 mila euro per la messa a nuovo dell'area adiacente alla stazione ferroviaria di Faenza, arriveranno dall'ente regionale e i cantieri saranno avviati nel 2020. Calcio, il mercato del Cesena FC non è del tutto chiuso, infatti in questi giorni al centro sportivo Rognoni di Villa Silvia sono in prova due ragazzi del 2000, il portiere brasiliano Bedendo e il centrocampista Iacovelli. Questo è il telegiornale della Romagna, in studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati alla nostra informazione serale. In apertura parliamo subito delle aziende emiliano-romagnole che sono in forte difficoltà nelle ultime settimane per un eccesso di rifiuti speciali da smaltire. Per trovare una soluzione all'emergenza la Regione ha sottoscritto un'intesa con i soggetti coinvolti. Sentiamo allora tutti i dettagli in questo primo servizio. In Emilia-Romagna gli impianti per lo smaltimento, specie dei rifiuti speciali, sono pochi. Alcuni di questi sono bloccati per ricorsi giurisdizionali e amministrativi. Il risultato è che c'è il rischio che si crei un'emergenza tale da costringere le aziende a pagare a peso d'oro lo smaltimento a grandi distanze, quando invece in tempi recenti è stata proprio l'Emilia-Romagna ad accogliere i rifiuti di altri territori. La Regione risponde al grido d'allarme delle imprese con una nuova intesa sottoscritta in Viale Aldo Moro con i gestori degli impianti e tutte le principali associazioni di rappresentanza delle aziende. I firmatari hanno dato vita a un tavolo permanente per monitorare che vengano soddisfatti i fabbisogni regionali, intervenendo nel caso con adeguamenti. È stata anche approvata una delibera che velocizza l'iter autorizzativo per l'incremento della quantità di rifiuti che è possibile stoccare negli appositi siti fino a un massimo del 3%. Non è la soluzione di tutti i problemi questa per il futuro, ma è certo un buon modo che potrà essere riprodotto anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non voglio aprire polemiche inutili e pretestuose. Certo è che se manca una strategia nazionale noi rischiamo di ritrovarci con questi problemi riprodotti anche in altre parti di questo Paese. Se le forze che governano il Paese con la mano destra dicono per l'uno che servono termovalorizzatori in ogni provincia, cioè anche laddove sono stati chiusi o non ci sono, e con la mano sinistra si dice che addirittura non ne serve nemmeno uno e andrebbero chiusi quelli che ci sono, succede poi che qualcuno che ogni tanto ci vuole fare lezioni, appena va in crisi, bussa alla nostra porta per chiedere di risolvere i suoi problemi, quando l'Emilia-Romagna non ha mai avuto bisogno, per scelta, di andare da altri a chiedergli di risolvere i suoi problemi, perché io credo che, diciamo così, che la gestione in autosufficienza della gestione dello smaltimento dei rifiuti dovrebbe essere una best practice praticata ovunque in questo Paese.
Passiamo alla cronaca e passiamo al nostro portale TR24. Avrebbe palpeggiato una sua allieva minorenne dopo gli allenamenti e mercoledì è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata e continuata. Secondo i racconti della giovane ravennate, tredicenne all'epoca dei fatti, l'uomo, che ha più di 40 anni, avrebbe approfittato della ragazzina mentre l'accompagnava a casa in auto dopo la palestra. Durante quei brevi tragitti, come riporta la stampa locale, l'accusato avrebbe fermato più volte il veicolo per approfittare dell'allieva. Dopo l'ultimo episodio del 2016, la tredicenne ha raccontato tutto ai genitori, che si sono costituiti parte civile. Il processo prenderà via a maggio. E ancora a cronaca, perché parliamo ora di una 75enne di Forlimpopoli, Paola Pasini, ex insegnante di lettere in pensione, che risulta scomparsa dalle 10 di ieri mattina. L'anziana era attesa per pranzo da una nipote a cui aveva detto di andare a fare una passeggiata. Dato l'allarme, la sua auto è stata rinvenuta dai carabinieri nel parcheggio dell'IRS di Meltola, con le chiavi inserite nel cruscotto e la borsa lasciata all'interno dell'abitacolo. I militari ora scandagliano l'aria nel parco fluviale. La donna, al momento della scomparsa, indossava un piumino bordeaux sbiadito, un foulard arancione e porta occhiali scuri da vista con montatura nera. Il caso è stato trattato dalla trasmissione Rai Chi l'ha visto. Ovviamente l'appello è per tutti coloro che sapessero qualcosa di avvisare le forze dell'ordine. Il comune di Ravenna si è aggiudicato il terzo posto su 112 nella graduatoria del bando per la rigenerazione urbana della regione Emilia-Romagna, ottenendo il contributo massimo disponibile di 1,5 milioni di euro per il progetto Ravenna Rigenera di riqualificazione dell'ex caserma Dante Alighieri. Sentiamo. Ammonta ad 1,5 milioni di euro il contributo che il comune di Ravenna si è aggiudicato per la riqualificazione dell'ex caserma Dante Alighieri, che si trova tra via Portaurea, via Guidarello Guidarelli e via Nino Bixio, arrivando terzo su 112 nella graduatoria del bando per la rigenerazione urbana della regione. È un risultato di cui andiamo molto orgogliosi, fa 112 progetti presentati in regione, il progetto di Ravenna si è classificato terzo. La completa rigenerazione della caserma Dante Alighieri è un lavoro che è iniziato quasi 2 anni fa, siamo riusciti prima a cambiare radicalmente un progetto urbanistico che prevedeva la realizzazione di condomini, commerciale, diciamo la cementificazione di quell'area, l'abbiamo ottenuta gratuitamente dall'Agenzia del Demanio, la parte storica è stata acquistata dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di una struttura ricettiva e ora con questo bando demoliremo completamente tutti i fabbricati esistenti, realizzeremo un grande parco e inizieremo a lavorare anche sulla valorizzazione archeologica, perché quest'area è un'area che ha anche una grande valenza archeologica nella nostra città. Il bando è un bando molto intelligente che ha fatto la Regione Emilia-Romagna, cofinanzia al massimo al 50% gli interventi, il finanziamento massimo era 1,5 milioni di euro e quindi abbiamo ottenuto, diciamo, il massimo che si poteva ottenere, il comune coprirà l'altro 1,5 milioni, quindi complessivamente sarà un intervento da 3 milioni di euro. Torniamo al nostro TR24 e andiamo a Rimini, dove si avvia a conclusione l'indagine della Procura a carico del sindaco Andrea Agnassi, denunciato per interruzione di pubblico servizio e omissione di atti d'ufficio. I fatti risalgono a novembre scorso, quando Agnassi si era schierato in difesa di un artista di strada che stava per essere multato da 2 vigilesse, invitandole a dare la priorità al controllo dei veicoli che transitavano nell'area pedonale senza permesso. I 2 agenti della municipale non l'avevano però presa bene, presentando poi un esposto in Procura. Ora arriva la richiesta di archiviazione, in quanto, si legge nelle motivazioni, il sindaco ha tra le sue prerogative proprio quelle di poter impartire direttive e vigilare sui servizi svolti dal corpo. Il periodo di shopping natalizio porta con sé la possibilità di comprare regali online a prezzi competitivi, ma aumenta anche il rischio di incappare in truffe sul web. Ecco allora i consigli che arrivano direttamente dalla Polizia Postale per evitare le frodi. Sentiamo. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie esplode come di consueto il commercio online. Per gli acquisti dei regali sempre più persone si affidano al web, ma al contempo aumentano le truffe su internet. Nell'anno che sta per concludersi sono 1600 le segnalazioni e denunce registrate dalla Polizia Postale in Emilia-Romagna, con danni che raggiungono i 40.000 euro d'importo. Ad allarmare le forze dell'ordine è il notevole aumento delle vittime rientranti nelle cosiddette fasce deboli, cioè minorenni over 65. Da qui la necessità di ricordare alcuni consigli per evitare di incappare in frodi online. Il primo passo per acquistare in sicurezza è avere sempre un buon antivirus aggiornato all'ultima versione. È poi consigliabile dare la preferenza a negozi online di grandi catene già note, perché oltre ad offrire sicurezza in termini di pagamento, sono affidabili anche per quanto riguarda assistenza, garanzia e spedizione.
In caso di siti poco conosciuti, si può controllare la presenza di certificati di sicurezza. Prima di completare l'acquisto, è bene verificare che il sito sia fornito di riferimenti come il numero di partita IVA e i contatti. È importante anche fare caso alla reputazione di un venditore leggendo commenti e feedback di altri acquirenti. Su smartphone e tablet, utilizzare le app ufficiali dei negozi online e, se possibile, pagare con carte di credito ricaricabili. Evitare di cadere nella rete del phishing, ovvero quei truffatori che attraverso mail o SMS chiedono di cliccare su un link che porta a una pagina web trappola. È necessario leggere attentamente l'annuncio prima di rispondere. Se fornisce poche informazioni, non esitare a chiederne altre al venditore. Si consiglia inoltre di diffidare di un oggetto messo in vendita a un prezzo irrisorio e di dubitare di chi chiede di essere contattato al di fuori della piattaforma di annunci con email ambigue o di chi ha troppa fretta di concludere l'affare. Stavano tornando a casa dopo una partita di calcio quando il pulmino della loro squadra è uscito di strada ribaltandosi. Tanto spavento, ma per fortuna nulla di grave per i 6 ospiti del mezzo, 4 giovani calciatori del Bellaria classe 2004 e 2 adulti. L'incidente è avvenuto attorno alle 20 di mercoledì quando il mezzo, che percorreva una strada molto stretta, ha urtato una banchina laterale che ha ceduto, facendolo poi ribaltare a bordo strada. Immediatamente sono giunti i soccorsi che hanno aiutato gli ospiti del pulmino a liberarsi del veicolo per poi accompagnarli all'ospedale per le verifiche del caso. Dopo i controlli sono stati tutti mandati a casa senza avere riportato fortunatamente particolari ferite. Sono stati approvati in Regione i fondi per la riqualificazione delle 3 piazze di Cesena. Ora si attende all'approvazione del cosiddetto bando periferie da Roma per dare il via ai lavori. Sentiamo. 1,5 milioni dalla Regione per la riqualificazione delle 3 piazze Almerici, Bufalini e Fabbri. Il progetto di Cesena è uno dei 31 su 112 ammessi direttamente a finanziamento nell'ambito del bando regionale per la rigenerazione urbana e l'assegnazione del contributo è stata quindi ufficializzata con l'approvazione della Giunta. Un cantiere che il Comune di Cesena potrebbe aprire senza sborsare un euro. Il progetto, dal costo totale di 3.300.000 euro, dovrebbe essere coperto anche dai fondi assegnati attraverso il bando per le periferie proposto dal Governo. Qui tuttavia i tempi sono ancora incerti. Il Premier Conte ha più volte promesso ai sindaci che lo sblocco dei fondi sarebbe giunto assieme alla manovra di bilancio. Si aspetta quindi l'approvazione da parte del Parlamento per poter vedere l'accordo firmato nero su bianco. Il finanziamento da parte della Regione, spiega il sindaco Paolo Lucchi, ci mette nelle condizioni di compiere rapidamente i passi successivi per andare a concretizzare uno degli interventi a cui teniamo di più. La fase di progettazione è già conclusa e siamo ora nella condizione di avviare in tempi brevi le procedure per le gare d'appalto. Un progetto, continua la consigliera regionale Lia Montalti, che si affianca ad altri 2 cantieri in fase di realizzazione, quello di Palazzo Bufalini e del terzo lotto della Biblioteca Malatestiana, e che è il risultato di una collaborazione proficua tra Regione e Comune, che dà risposte concrete anche laddove, commenta con un filo di polemica l'assessore, dal nazionale tardano ad arrivare. E continuiamo su questo argomento perché sono in arrivo oltre 36 milioni di euro per riqualificare le città dell'Emilia Romagna, inclusi i piccoli comuni. Li ha messi a disposizione Viale Aldo Moro per le realtà che hanno presentato dei progetti per recuperare edifici dismessi o dare nuova vita ad aree periferiche. Sentiamo. A Bologna i comuni della provincia come Molinella, San Lazzaro di Savena, Medicina e Valsamoggio 2,5 milioni di euro, a Parma 1,2, a Reggio Emilia 1,5 milioni di euro come a Modena. Fondi per aprire in un paio di anni cantieri per 100 milioni dove verranno realizzati parchi, scuole, biblioteche e interventi di recupero di edifici. 37 amministrazioni della regione beneficeranno dei contributi per la rigenerazione urbanistica. Si può chiudere un'epoca, quella del consumo di suolo, e si può aprire un mercato, quello della rigenerazione urbana, della riqualificazione delle nostre città, della lotta al degrado urbano. La Regione mette in campo 36 milioni e mezzo per un contributo che diamo ai comuni sulla base della loro strategia di qualità urbana e ambientale. Le realtà che hanno partecipato al bando hanno presentato 120 progetti articolati. In graduatoria ci sono anche comuni dell'Appennino. Noi abbiamo finanziato i primi 36 milioni e mezzo, contiamo di poter sbloccare altri 4-5 milioni entro qualche mese e poi ovviamente la graduatoria verrà progressivamente finanziata in ragione delle risorse che potremmo magari rinegoziare con il governo sulla base dei vari bandi nazionali e europei, oppure mettere a bilancio nella prossima programmazione dei fondi europei. Punteggi aggiuntivi per chi ha puntato anche sulla mobilità sostenibile. Sono arrivate 120 proposte, tutte molto, come dire,
articolate dentro una strategia urbana di qualità urbana ambientale che è il cuore della nuova legge urbanistica. A Forlì invece un bando per concedere i negozi sfitti alle agenzie del territorio e soprattutto alle associazioni. Sentiamo. C'è la Regione, il Comune e una serie di associazioni del territorio nel progetto di rivitalizzazione di via Mazzini a Forlì. Un progetto che prevede non solo telecamere di videosorveglianza, ma anche una serie di iniziative per spingere i cittadini e abitanti della strada a conoscersi e a socializzare. Infine, un bando per concedere i negozi sfitti alle associazioni del territorio. È il progetto che Il bello che non ti aspetti, che nasce frutto di un accordo tra il Comune di Forlì e la Regione Emilia-Romagna sulla sicurezza, in questo caso sicurezza partecipata dai cittadini e dalle associazioni. Abbiamo individuato già 8 attività sfitte, 8 negozi sfitti e 8 proprietari disposti a concedere in locazione gratuita a delle associazioni che ci garantiranno settimanalmente delle attività offerte alla città in maniera tutto gratuita. In questo caso abbiamo già circa 20 richieste di realtà associative che vogliono insediarsi in questo posto. 7.000 euro a disposizione, messi a disposizione dal Comune tramite la Regione Emilia-Romagna. Il progetto è quello sulla sicurezza di Forlì, Forlì Sicura, primo progetto di sicurezza partecipata in Italia. Una sicurezza integrata che lavora su diverse iniziative, quindi si va dalla videosorveglianza alle iniziative di intrattenimento. Esattamente, la ricetta che si sta sperimentando a Forlì a seconda quelle che sono le linee guida regionali già da diversi anni, cioè l'integrazione di approcci diversi. Abbiamo gli interventi che tecnicamente sono definiti di prevenzione situazionale attraverso la videosorveglianza, quindi dispositivi di controllo a distanza del territorio, con azione di prevenzione comunitaria, cioè il coinvolgimento della cittadinanza attiva, dei commercianti, della comunità, per rendere viva e più sicuro il territorio attraverso animazione e presidio. Si è svolta ieri a Forlì l'assemblea dei soci di Romagna Acqua e Società delle Fonti. Vediamo allora com'è andata nel prossimo servizio. L'obiettivo principale è quello di preservare il patrimonio acquifero. L'assemblea dei soci di Romagna Acqua e Società delle Fonti si è tenuta mercoledì mattina all'Hotel Globus di Forlì. Approvato il preconsuntivo di bilancio 2018 e il budget previsionale 2019. Abbiamo votato il preconsuntivo alla gestione del 2018 di Romagna Acque e il budget 2019. Il preconsuntivo presenta valori importanti, quasi 59 milioni di valore della produzione e quasi 10 milioni di utile ante imposte chiaramente. Ecco, sicuramente è una tendenza positiva rispetto anche alla gestione degli ultimi anni, un anno che a differenza del 2017 non ha presentato particolari problematiche legate alla siccità, a differenza appunto del 2017 che ci ha particolarmente sfidato, ma la continuità del servizio è stata garantita dal complesso delle fonti romagnole che hanno ovviamente compensato i limiti di presenza di acqua dentro l'invaso principale che è quello di Ridracoli. Per quanto riguarda gli investimenti? Nei prossimi anni abbiamo un piano approvato che ovviamente dovrà essere integrato dal collegamento della condotta che noi chiamiamo terza direttrice che collegherà l'impianto che abbiamo realizzato a Ravenna alla Standiana con le vasche di carico di Monte Casale e quindi da lì potenzierà la condotta costiera verso Cesena e verso Torre Pedrera nel Riminese. Questo integrerà ulteriormente la continuità del servizio perché i rami di adduzione dell'acquedotto della Romagna riusciranno anche in momenti di sofferenza da punti diversi a garantire la fornitura dell'acqua. Parliamo invece della riqualificazione dell'area adiacente alla stazione ferroviaria di Faenza, lavori che dovrebbero partire entro il 2020. Sentiamo. Sono circa 800.000 euro il monte economico del finanziamento regionale, pari al 50% del costo complessivo, per riqualificare l'area adiacente alla stazione FS di Faenza. Prima notizia, 873.000 euro di contributo da parte della Regione Emilia-Romagna con fondi europei per riqualificare
il nostro ambito della stazione ferroviaria, partendo dalla ricollocazione della stazione delle Corriere, che oggi è decentrata in un luogo incongruo rispetto alla stazione dei treni, e quindi creare un polo della mobilità sostenibile concentrato nei pressi della stazione ferroviaria. Migliorare l'accessibilità, la viabilità di tutto il comparto, e quindi un'opera che i faentini attendevano da tempo, anche perché sarà possibile realizzare nuovi parcheggi, perché i pendolari da sempre lamentano la carenza di spazi per la sosta permanente, e quindi diciamo una grande opportunità che si apre. Chiaramente anche il Comune dovrà metterci la sua parte, perché il contributo è al 50%, altrettanto dovrà metterci il Comune, ma diciamo che si apre oggi davvero concretamente un capitolo importante di riqualificazione della nostra città. Lavori devono essere affidati entro l'anno prossimo, e quindi in tempi brevi. Chiaramente non sarò io a inaugurare i lavori terminati, perché l'amministrazione terminerà in primavera del 2020. Ancora cronaca attualità con le notizie in breve. Rimini, operazione antidroga delle forze di polizia che nella zona di Borgo Marina hanno effettuato una serie di controlli grazie alle segnalazioni ricevute dall'applicazione Upull. In totale sono state 4 le persone arrestate e 11 quelle denunciate per detenzione e spaccio di stupefacenti. Comacchio, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi di carcere il 31enne pakistano che lo scorso agosto avrebbe avuto approcci sessuali con una bambina di 10 anni. L'uomo, dipendente di un circo, si sarebbe avvicinato alla piccola palpeggiandola. Imola, disavventura, lieto fine per un 66enne che aveva perso in una via del centro il portafogli con dentro più di 1.100 euro in contanti. Il borsello è stato ritrovato da un onesto fruttivendolo che ha avvisato i carabinieri, i quali hanno provveduto a restituire il tutto all'anziano. Ravenna, Giorgio Graziani, noto esponente della CISL in provincia e in regione, è entrato a far parte della squadra nazionale del sindacato. Appartenente alla categoria dei chimici nell'89, è diventato delegato al petrolchimico della città. La linea ora a Marco Rossi per il TG Sport. Grazie Romina per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. In apertura il calcio, il mercato del Cesena non è ancora chiuso dopo gli arrivi di Rutiens, Marfella e De Angelis. Infatti in questi giorni ci sono in prova il giovane portiere brasiliano Angelo Moreira Bedendo e l'ex Rafael Iacovelli. La finestra di trattative per gli acquisti di riparazione ha ancora uno spiraglio aperto per il Cesena. Il DS Alfio Pelliccioni e tutto lo staff stanno infatti tenendo d'occhio due ragazzi nati nel 2000. Il primo è il portiere del Chievo Verona, Angelo Moreira Bedendo. Stiamo provando un ragazzo, portiere brasiliano del Chievo, che è venuto a provare perché in questo momento sta per partire per il Brasile per fare feste, e allora ne abbiamo approfittato proprio per vederlo, però non c'è niente di sicuro, insomma. Solo il vantaggio che è un ragazzo del 2000, e al posto di Sciala, che ancora non si è, purtroppo non si è ripreso, pensiamo di comunque verificarlo per adesso. A Villa Silvia, che conosce benissimo, c'è anche Rafael Iacovelli del Carpi, ma lo scorso anno proprio in forza alla primavera del Cavalluccio. La decisione del mister, se il mister dà l'ok, Iacovelli, a parte che è un ritorno poi, perché era già qui l'anno scorso con la primavera. Nell'ultima puntata di Doppio Passo, Massimo Bonini ha commentato il sorteggio della Juventus in Champions League. I bianconeri infatti affronteranno l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Vediamo. Ecco. E non è facile, perché siamo arrivati. La squadra più difficile da incontrare. È una squadra più ostica, perché è una squadra che magari non gioca benissimo a calcio, ma non ti permette di giocare. Sì, ma fa giocare male gli altri. È quello fa giocare male gli altri, è vero. È quello il problema. E diciamo che la Juventus in questo momento qua ha dimostrato, anche contro il Valencia, a giocare 10 contro 11 fuori casa, ha dimostrato di avere la testa
sulla Champions, però il fatto di l'Atletico è una brutta bestia, è una bella squadra, non gioca bene a calcio, ma come dicevate prima non ti permette di giocare, e questo è quello, non devono sbagliare la partita, devono certo. arrivare a questa partita con i giocatori in forma, e non sarà semplice, però se la vuoi vincere devi vincere anche con l'Atletico. Quello è fuori di ogni dubbio. Come ti dicevo, in Europa forse è l'unica vera grande squadra che pensa prima di tutto a non fare giocare gli altri. Sì. No, mi piace molto l'allenatore, perché cambiano di solito tutti gli anni, cambiano tutti i giocatori migliori, però sono sempre lì. Passiamo ora sul nostro sito tr24.it, continua la campagna di rafforzamento del Rimini Baseball con l'arrivo in riva all'Adriatico di Owen Ozanic. Il lanciatore francese lascia dopo 8 anni campione in carica del Rouen Huskies per affrontare per la prima volta l'avventura italiana. Il neopirata insieme al connazionale Abek e al confermatissimo Riccardo Hernandez formerà il trio di lanciatori comunitari. E con questo è tutto per lo sport, Romina, di nuovo a te la linea. Grazie Marco, noi andiamo insieme ora a vedere le previsioni meteo per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di venerdì sarà contraddistinta da molta nuvolosità su buona parte della nostra regione. Il nostro Appennino sarà interessato da possibili veloci rovesci che saranno piovosi anche alle alte quote a causa del rialzo termico previsto proprio in quota. In pianura i cieli si presenteranno inizialmente grigi ovunque con nebbie e nubi basse, poi qualche schiarita potrebbe interessare le aree vicino alle colline, specialmente tra Bolognese e Romagna. Per quanto riguarda le temperature, avremo valori minimi compresi tra meno 1 e più 2 gradi, valori massimi che invece saranno compresi tra 4 e più 8 gradi, ventilazione debole, mare quasi calmo. Fino a Natale avremo spesso giornate grigie in pianura, a tratti anche in Appennino, ma quello che farà la differenza sarà l'aspetto termico in Appennino, che avremo un netto aumento delle temperature, quindi andremo incontro a un Natale piuttosto mite sul nostro Appennino. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. I titoli di questa edizione nel riepilogo. Le aziende emiliano-romagnole sono in difficoltà nelle ultime 2 settimane per un eccesso di rifiuti speciali da smaltire e per trovare una rapida soluzione all'emergenza la Regione ha sottoscritto un'intesa con i soggetti coinvolti. Aumenta nel periodo di shopping natalizio il ricorso agli acquisti online dei regali a prezzi competitivi, ma sono in aumento anche le truffe via web e arrivano dalla Polizia Postale i consigli per evitare le frodi. Un bando per concedere i negozi sfitti alle associazioni del territorio, telecamere di videosorveglianza e iniziative per spingere i vicini di casa a conoscersi e socializzare. Queste le finalità di un progetto che vede coinvolto Comune di Forlì, Regione e associazioni. Approvati in Regione i fondi per la riqualificazione delle 3 piazze di Cesena. L'attesa è ora per il cosiddetto bando periferia da Roma per avviare i lavori, che avranno un costo complessivo di 3 milioni e 300 mila euro. Il 50% delle risorse necessarie, ovvero 870.000 euro per la messa a nuovo dell'area adiacente alla stazione ferroviaria di Faenza, arriveranno dall'ente regionale e i cantieri saranno avviati nel 2020. Calcio, il mercato del Cesena FC non è del tutto chiuso, infatti in questi giorni al centro sportivo Rognoni di Villa Silvia sono in prova 2 ragazzi del 2000, il portiere brasiliano Bedendo e il centrocampista Iacovelli. Per questa sera è veramente tutto, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un sereno proseguimento di serata e rinnovarvi l'appuntamento a domani. Arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.
SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.